Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione flash di Futura. In apertura alla questione sicurezza sul lavoro in Sicilia, i dati emersi nel 2023 sono allarmanti, 109 le persone che hanno perso la vita, contribuendo in modo significativo al totale nazionale di 1.485 decessi, equivalenti a quasi 30 a settimana e poco meno di 4 al giorno in media. Ad elaborare i dati dell'INAIL e dell'Osservatorio Nazionale Morti sul Lavoro, sia di Bologna che di Mestre, è stato il centro studi della CUB, la Confederazione Unitaria di Base. In risposta a questa emergenza, la segreteria ha sollecitato l'adozione di misure legislative più severe. Tra queste, spicca la proposta di istituire il reato di omicidio sul lavoro per i dirigenti e responsabili aziendali che non adempiono alle normative sulla sicurezza. Devastati migliaia di ettari di terreni boschivi e non, 6.070 bruciati soltanto nel territorio di Palermo. I dati rendono l'idea della devastazione che ha subito la Sicilia nella scorsa stagione estiva. Nella regione, tra quelle con le temperature più alte d'Italia ed Europa, il caldo torrido ha inciso molto negativamente anche sull'agricoltura, con danni enormi alle piante e ai prodotti. E a rendere evidenti i danni è arrivata la stima della Protezione Civile alla vigilia dell'approvazione della finanziaria, che avverrà lunedì prossimo. Secondo il dirigente generale del Dipartimento regionale Salvo Cocina, sono circa 150 gli immobili distrutti o danneggiati, decine di auto bruciate. Le fiamme, oltre ai boschi, hanno devastato anche reti idriche, elettriche e telefoniche. Intensificati durante il periodo natalizio i controlli dei NAS sui laboratori artigianali e i panifici, con l'obiettivo di contrastare le attività illecite e le contraffazioni nel settore dei prodotti tipici da forno. Tra le operazioni più significative, il sequestro di un panificio del quale non è stato fornito il nome, che operava in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. In questo locale sono stati trovati ingenti quantitativi di prodotti e materie prime ricoperti di muffe e conservati in ambienti infestati da blatte contaminati da escrementi di roditori. In totale sono stati sequestrati oltre 6 quintali di prodotti da forno e sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 10 laboratori artigianali. Appuntamento domani pomeriggio alle 17.30 davanti alla chiesa di Sant'Agata al Borgo per la Marcia della Pace, promossa dall'Arcidiocesi di Catania in collaborazione con diverse realtà associative e movimenti del territorio. L'appuntamento sarà guidato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Rene e dall'imam della Moschea della Misericordia, Keita Belafid. L'evento è ispirato al messaggio di Papa Francesco per la 57esima giornata mondiale della pace, quest'anno dedicata all'intelligenza artificiale, concetto ripreso anche dallo stesso arcivescovo nel suo messaggio di fine anno alla comunità catanese. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.